dopo gara qui al Meucci di Aprilia, dove la Sisse Impianti ribalta il risultato e ottiene il passaggio del turno insieme a mister Claudio Gobbi. Sì, una partita che sapevamo che era difficile, perché visto il risultato d'andata che ci aveva visto sotto numero di 3 gol, poi eravamo convinti in caso di potercela giocare, perché la squadra comunque è una squadra di qualità, la nostra. Il risultato alla fine ci ha dato ragione, sono contento soprattutto per i ragazzi che ci tenevano tantissimo a passare il turno. Ecco mister, quando loro però si sono rifatti sotto, riequilibrando un po' la situazione, a voi mancava un qualcosina, ci avete creduto sempre comunque? Eh sì, perché ragazzi prima della partita avevo comunque detto che noi l'andata sull'ottavo del secondo tempo vinciamo noi 3-2. Quindi gli ho detto che comunque sia sarebbe bastato pochissimo per poter ribaltare il risultato, così è stato. E hanno mantenuto la calma, malgrado che loro poi sono rientrati in partita facendo gol 4-2, i nostri sono stati bravi a mantenere la calma. Alla fine credo il risultato sia ampiamente meritato. Anche Antonio Screpanti ai microfoni di Mondo Futsal, una sconfitta, ma direi a questo punto anche l'estromissione da questa manifestazione alla Coppa Provincia di Latina da parte dell'Eagles. Purtroppo sì, una sconfitta amara, però. Purtroppo l'avversario è stato più bravo di noi nei 60 minuti del ritorno e mi dispiace aver vanificato la splendida vittoria dell'andata in casa della Sisse Impianti, però vabbè, il calcio è questo. Ecco, Screpante, c'è stata quella splendida vittoria che fu proprio la prima caduta della parte della capolista in campionato, voi l'avete data in Coppa il primo dispiacere. Si può ripartire da quella bella prestazione ripiegando velocemente le maglie di questa gara? Assolutamente sì, dobbiamo ripartire da quello, dobbiamo ripartire da quella vittoria, dobbiamo ripartire da comunque dal gioco espresso anche in questa partita, però le situazioni poi purtroppo cambiano anche il risultato della gara. Quindi... Ecco, in settimana, o meglio qualche giorno fa, c'è stato un nuovo avvicendamento sulla panchina dell'Eagles, l'arrivo di Ivan Pietrosanti. Cosa può portare, o meglio che cosa vi aspettate da questo nuovo arrivo? Ma noi abbiamo preso una decisione come società, abbiamo un allenatore che ha perso una sola partita, quindi immaginate, per provare a dare una scossa all'ambiente e alla situazione. Vediamo un attimino di riuscirci, speriamo vivamente di riuscirci, quindi auguriamoci che questo cambiamento ci porti soprattutto dei risultati, questa è la cosa importante.